venire avanti con i suoi fraseggi morbidi e belli. Attenzione ora sul lancio, può andare Sheva. Sheva contro Samuel, il tiro e la palla termina fuori. E ha fatto bene Sheva, anche perché in area di rigore non c'era nessuno. Bellissimo di Shevchenko. Il primo a poter avvicinarsi all'area di rigore era Seedorf, ma era indietro, era molto indietro. E poi sono tiri che effetto Serra Seedorf. Lavora la palla, la dà in mezzo dove può andare Sheva. Sheva la ferma, attenzione, e c'è gol! 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 Shevchenko! 1-0! Gol del Milan, 24esimo minuto, a coronamento di 10 minuti splendidi, di 10 minuti sublimi, 1-0 per i ragazzi. Grandi ragazzi! Shevchenko! Vai Claudino Lippi, rivediamo. È stata una palla deliziosa quella servita a Sheva. Morbido come il guanto di Visone, morbido. E il controllo di Andriy è stato pazzesco. Guarda, Andriy Shevchenko, 1-0 per i ragazzi, splendidi fino adesso. Uno dei gol più belli, Carlo, credo realizzati da Andriy Shevchenko in Italia. Davvero, un gol straordinario per tecnica, per freddezza. E il passaggio di Seedorf? È una delizia. E il passaggio di Seedorf? Credo che, insomma, non tanto perché si sia milanisti quanto perché bisogna essere sportivi, credo che sia davvero da apprezzare questo gol. Soprattutto perché il pallone ancora per Kakà, ancora Seedorf. Seedorf che passa questo pallone regolare per Sheva solo davanti al portiere. Tiro di Sheva, la palla sfiora il palo. Signori Milan, grande azione del Milan. E qui a Roma tirano tutti un gran sospiro di sollievo. Grande azione del Milan. Che altra palla ha giocato Seedorf. Seedorf, rivediamo il tiro in diagonale. È bravo anche Sheva a colpirla, colpirla con l'esterno. Guarda, un mezzo esterno, ha cercato l'esterno. Col dottor Sala perché gli ha toccato una palla, una parte importante. Rivediamo ancora il passaggio morbido e guardate il tocco. Avete visto il borotalco che si è alzato da quella palla? Ed è un gol prezioso come 3 secondi. E se fanno come domenica scorsa non lo fanno battere. Attenzione, già battuto perché l'arbitro non fischia, pallone lungo, attenzione, pallone dentro e c'è il gol della Roma al 48esimo e 0-9, a tempo scaduto, incredibile, perché l'arbitro ha fatto battere questo corner, lo vorrei sapere, a tempo scaduto, Cassano pareggia, non ci sto Claudio Lippi. Al 48esimo domenica scorsa l'arbitro ha sospeso la partita per un corner e al 48esimo con 10 secondi di recupero non ci sto Claudio Lippi. Credo che ci sia ben poco da dire perché comunque se si danno 3 minuti di recupero già con poche probabilità che fossero 3 minuti. Guarda i giocatori del Milan. Domenica scorsa non c'è stato un corner a favore del Milan al 48esimo e adesso protestano perché il tempo era scaduto. Il tempo era scaduto. Il tempo era scaduto, non ci sto a prendere questo gol a tempo scaduto. Non ci sto a prendere questo gol a tempo scaduto. La linea, la regia 1-1 risultato, ma gol non giusto che il Milan ha subito a tempo scaduto e protesta giustamente perché la settimana scorsa hanno annullato. Fuggito, hai visto tu? No, così sono stati i commenti, non so chi. Cioè, non so quanto sia. Viene avanti intanto il Milan, attenzione, punta Rui Costa, punta 3 contro 3, viene avanti Rui Costa, ferma la palla, Rui, mette in mezzo, Sheva solo davanti al portiere, attenzione! Il tiro! Gol! 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 Shevchenko! Meritatamente! Avverbio! 17esimo minuto! Grande azione del Milan! Rui Costa! 37esimo assist di Rui Costa e i ragazzi vincono 2-1. Posso usare un avverbio? Rivediamo questo Botticelli, questa pittura di Rui Costa, questo passaggio a Sheva. Sheva riceve in posizione regolare, si sposta il diagonale come contro Marchegiani, come tanti anni fa, il gol del 2-1. Shevchenko a che minuto? Al 17esimo. Di fianco a me hanno tremato in attesa del tiro, ma la carta dentro. Vi rivediamo ancora. Shevchenko, azione perfetta del Milan. Coordinazione fantastica, Carlo, mi permetto di dire, guarda in questo caso da figurina Panini la posizione di Andriy Shevchenko. Guarda questa gioia. Espressione del Bambi di chi? Davanti lo stesso, dovrebbe fermarsi Sheva. Vediamo, si ferma e poi appoggia, vediamo un po' Pancaro. Pancaro viene avanti ancora, pallone dentro, ancora Sheva, colpo di tacco, cerca di venire avanti ancora il Milan e salva ancora Pellizzoli. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fischia Paparesta,
Fischia testa! Fischia! Il Milan batte la Roma 2-1 al termine di una splendida partita. Meritata vittoria dei ragazzi che hanno compiuto un capolavoro qui a Roma. Capolavoro, hanno annichilito la squadra più forte del campionato fino adesso giocando da grandi campioni d'Europa. Una partita meravigliosa, una partita splendida, una partita straordinaria da parte